Ragazzi, abbiamo appena completato il livello del parco divertimenti abbandonato, abbiamo sconfitto l'ultimo Doomlander, che è il Doomlander Pistolero con il dottor Ken Case, e adesso dobbiamo vedere il filmato di fine livello, che io mi dimentico sempre che questo gioco ti fa prima vedere le statistiche di fine livello, poi ti fa vedere il filmato di fine livello, non il contrario, come succederà nei giochi precedenti. E poi, ragazzi, una volta visto il filmato, metteremo supportare Giada, perché, ragazzi, stiamo per andare a fare l'ultimo livello, sono a 12 episodi, io vi dico sì, sono a 12 episodi, ragazzi, in cui andremo ad affrontare e a sconfiggere definitivamente Chaos, che ci ha già contro tutti i suoi 10 Doomlander, perciò affronteremo lui di persona con Giada, ma anche se saremo in difficoltà o se utilizzeremo anche gli altri due Imaginators, non ho intenzione di utilizzare Sensei. Però non mi ricordo se c'è la batteria del gong nel livello di caos, non mi pare, quindi useremo forse solamente gli Imaginator. Comunque la mia idea è questa. Poi dopo speriamo, poi dopo se serve c'è la batteria del gong, farò anche quella. Comunque, vai. Vediamo il filmato. Sempre il caricamento promettendo. Oscar Spiterina, questa sì che è una torta mastodontica. Senza dubbio, mangiamola. Eruptor, ricorda che questa torta servirà per nascondercisi dentro e infiltrarsi di nascosto nell'impenetrabile fortezza di Chaos. Ok? Ah, giusto. Aspetta, come faremo a portarla lì? Messo dei razzi sotto una torta, è sicuro? Certo che sì, ma tu incrocia lo stesso le dita. Non possiamo incrociare le dita, ho appena ok? Visto una torta uscire da lì volando. La preparazione del dolce deve essere stata un successo o un fallimento assoluto. In ogni caso, usa queste fantastiche nuove ali da drago per raggiungere il resto della squadra. Buona fortuna, Skylander, e goditi l'assalto finale con la torta! Attacco a sorpresa, letteralmente. Raggiungi il covo di caos, ricevuto! Ok, adesso leviamo... basta, premere il pulsantello da caso! Mettiamo Giada, sperando di non morire male. E finalmente possiamo dirci c'è la fortezza di Chaos che si trova sempre quindi della MAPPA, ma ovviamente è il posto più lontano della MAPPA. Io come al solito oggi mi buggo come se non ci fosse un domani. Allora, eccola la fortezza. Che tra l'altro richiama molto la fortezza di Chaos del primo gioco. Anche poi dopo per come è fatto il livello, poi dopo capirete di cosa parlo. Ok, ovviamente l'atmosfera cupa viola, perché non guasta mai. Eccoci qua. C'è solamente un esplosivo, un cannone e... cancello lì sarebbe il... No, quell'ultimo cacchio cancello. E intanto apriamo perché vediamo cosa c'è, come al solito. Oh, punto esperienza, e stavolta lasciatemeli per gentil cortesia. Oh. Pochi, però ovviamente sono pochi ma buoni. Ok, allora, questo lucchetto qui che vedete qua a fianco è il lucchetto che ti porta direttamente allo scontro finale. Quindi se tu non ti vuoi rifare, quindi se tu tipo volessi combattere Chaos direttamente senza volerti fare di nuovo il livello, puoi andare direttamente qui, ma dopo che hai già fatto il livello una volta, quindi... Andiamo, covo di caos. Brutti quegli occhi sulle torri. Va bene. Andiamo, pronti per il sesto scontro finale. Il sesto scontro con caos nella serie, fantastico. Che fa schifo? Ok. Più parte la critica. E se non lo fai tu, lo farà qualcun altro. Come fecero quei cosiddetti antichi benevolenti.
Solo io ho avuto il coraggio di oppormi a quei tizi insopportabili. È il mio comportamento anticostituzionalista che frutti ha dato. Chiuso in un vaso. Chi è? Gli Skylanders, signore. Skylanders? Pensavo che fossero tutti sotto il mio controllo. Sembra che tu abbia vinto, Chaos. Siamo qui per rendere omaggio alla tua infinita gloria. Omaggio? Vista, cervello? È di questo che parlavo. Ma aspetta, è una torta? Per il mio compleanno? Sì. Una malvagia torta di compleanno? Certo che sì. Hai sentito, Clamshanks? Una torta di compleanno malvagia! Neppure mia madre ha mai... Aspetta, ragazzone. Non ti sembra un tantinello sospetto? Gli Skylanders sono tuoi nemici giurati. E a proposito, altro fatto interessante. Non siamo neanche vicini al tuo compleanno. Il tuo cervello non ha tutti i torti. Silenzio! Entrambi! È la mia torta di compleanno e non la dividerò con nessuno. Smettetela di inchinarmi, schiavi, e fateli entrare! Bene, ha preso la torta. Speriamo che funzioni. Preferisco l'originale. Avvicinati alla fortezza di Caos. Ok, quindi eccoci alla fortezza di Caos di nuovo dopo 5 anni, perché per l'appunto è la fortezza di Caos, aveva la sua fortezza nel primo skelete. Ok, perfetto, già cominciano a darmi problemi questi cloni. Comunque, mi hai rubato la battuta, Jet, perché volevo fare io la battuta sul non compleanno. Però riferendomi a quello che vi ha detto in Alice nel Paese delle Meraviglie, non so se avete mai visto il film Disney. Attenzione, gli scheletri della vita sono più forti, non me ne frega niente, io sono della magia e della magia resta. E il... non so se avete mai visto il film, il classico Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie, dove lì c'è il non compleanno. Beh, praticamente per l'appunto si festeggia, il cappellaio amato festeggia il non compleanno. Che è per appunto come il compleanno, ma avviene tutti gli altri giorni dell'anno in cui non è il tuo compleanno. Quindi poteva essere quella una torta di non compleanno. Peccato che Jetback mi avesse rubato l'idea, la battuta. Allora, è il momento di vedere qua, di collocare i cristalli. Ecco, per il momento è facile. Comunque sì, questa fortezza è molto simile alla fortezza di Caos nel primo Skyland, anche per quanto riguarda i corridoi, gli spuntoni. È almeno luminosa, era più nera, letteralmente, di colore nero, quella inizia, quella proprio vecchia, quella originale. E inoltre gli spuntoni quando passavi ti colpivano, ti cercavano di colpirti, qui invece si alzano leggermente e basta. E questa roba quindi la rende meno triggerante come cosa, comunque... Nel primo Skyland invece la fortezza già di suo era molto irritante. Connessione appunto di accesso si è interrotta. Cosa vuol dire? Vabbè, chi se ne frega se è partita la connessione internet. C'è qualcosa qui. Un forziere di immaginite, due macchine ovviamente, e un forziere normale. Ma porca vacca, l'ultimo me l'ha lasciato lì in disparte. Schiena di drago, bello.
ovviamente sul modello di Spyro, Spyro Skylander. Ma che cacchio ci fa questo clone in giro? E crepa! Ok, posto. Comunque quello che dà più problemi è quello grosso. Ok, quello lì invece, ok, quindi quello... quello grosso tira le quello grosso fa le onde d'urto, quello piccolo rosso fa i... tira gli spuntoni, cioè tira i pugni. Quello... mentre quello blu tira le bombe. E quello verde? Non mi ricordo più. Veloce, Giada! Ok. Oggi ragazzi la mia intenzione è completare la serie facendo anche i regni dei sensei che potevamo fare, che non sono relativamente lunghi come, come livelli, o almeno così me li ricordo io. Perché la mia intenzione è quella di farli in due episodi. Assieme all'esplorazione della MAPPA si intende. Ma non so quanto stia la batteria del tablet adesso. Cavoli, se fanno un male bestia però questi qui, fanno veramente un male bestia. Batteria 63%, non so se ce la faccio, vorrei, perché vorrei tanto completare oggi il giorno la serie. Sapete, quasi quasi adesso cambio immaginetto e metto su fiamma, perché Giada le sta prendendo e io non voglio, io voglio la spunta sulla la nessuna vita persa. Quindi dobbiamo stare attenti a vedere di non perdere troppa vita con tutti, perché altrimenti va bene che quando arriviamo al boss finale vediamo che tutti hanno la vita... ah, se sono più forti qua, ok, quindi forse qui diamo fuori la batteria del gong. Vabbè, nel caso tiriamo fuori il primo sensei che abbiamo utilizzato su questo gioco, sia King Pen. Hai voglia di morire qui? Devo dare la pizza a Giada quando... la rimetto su in campo. Ora rimetto su Giada che mangia la pizza come la sottoscritta. State in guardia quando affrontate il cosmo. Cioè, che a me piace un sacco la pizza. Di che sa? Ok, per me 200. Ok, rischio di tenere ancora Giada sperando di trovare una... ok, di qua. Ok, finalmente possiamo... oh, arriviamo finalmente alla fortezza. Vai, con un bottone. Salve! Benvenuti alla... alla super mega sfida di Lord Chaos! Minchia, siamo finiti in un programma televisivo? O è un gioco così per romperci i coglioni? E una cosa per romperci le scatole, te lo dico già io. Forse da qui adesso effettivamente diventa come in Spy Adventure. Davvero impressionante. Forse Chaos è più forte di quanto pensassimo. Sì. Adesso mi sa proprio che gli spuntoni ci cascheranno addosso come in come in Spy Adventure. Cerco della vita, mi curo adesso. Oh, grazie mille. Sono sicuro che esagera quando parla del nostro ineluttabile fato, ma giusto per sicurezza vorrei scendere a procurarmi dei rinforzi. A dopo. Caga sotto. E se ribaltassi queste regole? Vai, vai, che gli scheletri della magia sono forti! Vai! Ma io
tutto questo non ho ancora trovato il la gemma dell'anima delle sentinelle. Non l'ho ancora trovata. Vabbè, ali di farfalla. Dai, veloce. Tanto il punteggio non... Il punteggio non conta un cazzo, comunque. Aia, gli spuntoni che ci cadono in testa. Ok, ora è il momento di far fare fuga con la palla di caos. Attenzione, gli scherzi della terra sono forti stavolta. Ah, e quelli verdi tiravano gli spuntoni. Tira sempre tipo ninja. I suoi che mi tirano. Aia. Ah no, ok, questi proiettili, queste sfere magiche che vedo sono i proiettili dei miei alleati, ok, quindi non mi fanno niente. Muori! Saliamo di livello 17, dai, che numero bello, 17. In teoria ho più punti io. Vai, livello 17. Veloce! Vai, Giada! Minchia, stavo per volare via. Ok, adesso faccio fuori tutti qua e poi dopo vedo di risolvere. Vai, quando ammazzo i nemici guadagno 50 punti. Ma non, ripeto, il punteggio non serve a niente, perché tanto caso lo aggiungiamo comunque, quindi non è che se perdiamo non andiamo, non abbiamo il permesso, non possiamo raggiungerlo, cioè. Grazie. Ok, eccoci. Sono arrivata, ma io volevo andare anche lì. No, non posso andare, ragazzi, ok. Ma guarda, a dispetto di ogni previsione, sei arrivato fino al mio castello. Cosa abbiamo in serbo per il nostro vincitore, Glamshanks? Non ne ho idea, signore. Intanto è partita la spina povera, non so se l'avete notato. Oh, abbiamo completato il livello, è effettivamente il momento dello scontro finale. Ah, il gong c'era quindi, eh? Non l'ho trovato. Vabbè, probabilmente è in una torre come il forzieri con la lumaca di immaginite. Ora, prima di andare allo scontro finale, aspetto un attimo che la spina povera si spenga. Ok, l'ho sempre la spenta. E adesso dirigiamoci al Madonna, giro veloce qui di 3 minuti, proprio c'è le prova tempo in Skylanders, veramente non sanno mai, non fanno mai incazzare come magari una prova tempo in Crash Bandicoot, però le prova tempo che odio. Comunque, quella spunta non mi interessa tanto, mi interessa più che altro riuscire a battere il caos con Jazz senza l'ausilio degli altri del Imaginator. Ma ok, andiamo. Attenzione signori, parte il meme! Caos Super Saiyan! Fantastico! Peccato, beh, effettivamente Caos un pochino c'ha ragione su di che le nostre battaglie solitamente sono epiche. Peccato che questa battaglia, dal mio punto di vista personale, faccia prettamente schifo, perché alla fine dobbiamo semplicemente... Già una chissà cosa la sua trasformazione, poi dopo richiamo un po' i combattimenti avuti in culo negli scorsi giochi, infatti
queste onde li chiamano un po' Jap Team. Cioè, poi alla fine dobbiamo, praticamente in questo scontro dobbiamo riaffrontare tutti i doublet in pratica. Cioè, dal mio punto, cioè, dalla mia percezione personale, questa battaglia boss finale di Skeletor non mi piace molto. Preferisco quella di Spy Adventure, che fa sclerare come se non ci fosse un domani come sfida, soprattutto per quanto riguarda il fatto che ti ammazza con un colpo solo a volte. E poi ora che ci penso, anche questo, il fatto come è strutturato questo combattimento richiama il primo boss finale, perché effettivamente anche qua la ci manda lo Skeletor Squeakot, qui ci manda Doomlander, effettivamente qui tutto un po' richiama il primo Skylanders. E intanto continuiamo a parlare sopra a Chaos, che tanto non si capirebbe comunque, perché oddio, ninja avventurieri. Meno male che quando attacco loro faccio male anche a lui. Aia! Ragazzi, però siete stupidi ad attaccarvi. Morta! Aia! Il torneo dove stai zitta, perché a un certo punto dice delle robe che... perché poi ci sono dei dialoghi in questo combattimento. E dove stare zitta, perché per l'appunto a un certo punto i dialoghi sono influenzati da quello che dice Chaos durante lo scontro. Adesso io sto al cielo dal cielo, ammazzo, perché ovviamente dal cielo è quello più stronzo di tutti. Minchia, poi dopo la dubstep di sottofondo. Okay, grazie per la pizza o la burger o quello che è. Vedi qua? Oddio mio, ok, vai. Dovrei usare la mossa braccio teso. Ah, il pistoleo, fai fuori il pistoleo, perché i nemici che sparano lontano sono sempre quelli più odiosi. Ok, posto? Non si sente neanche il mio personaggio, è lontanissimo. Ma alla fine si combatte poco contro Chaos in sto scontro, perché il grosso dei danni li faccio ammazzando i Doomlander. Ok, adesso ecco, il bello è che poi dopo io faccio male a Chaos colpendo i Doomlander, però potrei tranquillamente far fuori attaccare Chaos e basta, infatti i Doomlander mentre l'attacco muoiono e basta da soli. Adesso proviamo a usare questa tecnica, non caghiamo i Doomlander, proviamo ad attaccare Chaos e basta, in teoria muoiono da soli. Cavolacci, bravo Chaos, che ammazzi i tuoi stessi servi, bravo, bravo. Vai, 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 vai. E vedete che piano piano sotto con Chaos vogliono tutti gli altri. Vai, 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 vai. Via. Vai. Minchia, che combo. Non ha neanche i pollici. E poi per questa roba si offende. Dai. Via, attenzione.
questo fatto di condividere i punti vita con i dublender non è che siamo molto strategico, eh. Sono una persona tollerante, Caos, ma sottolineare il fatto che mi mancano i pollici. Beh, hai superato il limite. Minchia, però no, ma così ti offendi? Il padrone dei portali ha molta più immaginazione di te. Piace? Ora che sono dalla sua parte. Cerebro, cerebello! Tutti gli Imaginators sono incredibilmente efficaci. Attenzione, il cervello si è stufato di stare con Caos. Ok, vediamo un po', faccio una maglia di danni effettivamente adesso. E io faccio più danni anche del solito perché per appunto sono incredibilmente efficaci i Imaginator, quindi. Vai, fai danni, 400! Faccio tantissimo danno! Aiuto! Però devo stare attento a non morire però! Dai, 400! Pizza! Mi faccio un male bestia! Vai! Guarda te la vita con scende veloce! Via, che cazzata che ho fatto! Ok, dai che ho vinto! Non ho vinto, gli manca ancora un punto vita schifoso! Che si è ammazzato da solo, letteralmente! Modalità incubo sbloccata! Per un puntino non mi date il 19? Ah, ovviamente. Oh, grazie. Vabbè, per sentinella, alla fine, ma va bene. Grande slam, premi il triangolo per creare una potente onda d'urto che si propaga davanti a te. Nuovo slogan. Cucù, ecco qui. Nuovo slogan. Devo sbagliare qua. Il fatto! Ovviamente, perché non c'è roba legata a Caos. Guanti seghettati, questo è un doppione. Cappello con seghettati, questo è un altro doppione. E anche questo è un doppione. Oh, è finito finalmente. Beh, si è fatto tardi. Tolgo il disturbo. Come credi di andare, gelatina? Sei stato tu ad aiutarlo. Andiamo, Spyro. Mi ha tirato fuori da quel vaso dove ero rimasto rinchiuso per migliaia di anni. Che dovevo fare? Rifiutarmi di aiutarlo? Sì. E va bene, forse aiutare Caos non è stata la migliore delle idee, ripensandoci. Ma pensiamo al presente. Ci sono ancora un sacco di mascalzoni là fuori. Dico bene, potrei aiutarvi. Perché dovremmo fidarci? Perché se tenta qualche scherzetto lo rimetto nel vaso. Ecco, appunto. Non dimentichiamo qualcosa? Che cosa ne facciamo di Caos? Non preoccuparti, mi è venuta un'idea. Cerebro, cerebello! Non finisce qui, stolti! Mi sentite? Aspettate solo che trovi il modo di uscire da questa vada! Piccolo Caos, è così carino. Mi è buono. Sì, cari colleghi di bontà, vincere fa sempre piacere, non è vero? Ora è tempo che il cervello più acuto e potente di tutto l'universo noto, nonché nuovo docente dell'Accademia degli Skylanders, rispetti la sua parte dell'accordo. Avvicinatevi, vi racconterò una storia. Ok. E così ragazzi si conclude la modalità storia di Skylanders Imaginators. Che dire, quello che ho già detto praticamente l'ho già detto, quello che devo dire sul fatto di questa storia l'ho già detto
all'inizio del gameplay praticamente, ovvero che è molto scarsa. Molto molto scarsa come storia. È per questo che questo Skylanders Imaginator da giocare non mi piace tanto. Nonostante ci sia un botto di roba dentro, e questo lo riconosco tantissimo, io non riesco a giocarlo molto volenterosamente. Tiro fuori dei termini che manco il cervello. Cioè, non so neanche se esiste quello che ho appena detto. Comunque, cioè, per dire, io questo Skylanders rispetto a tutti gli altri lo gioco male, ma non perché sia fatto di merda, ma perché proprio la storia non esiste. Cioè, c'è, ma è veramente scarna, no? Come si può, è veramente scarsa come storia. È ancora più bassa rispetto a quella di Spyro Adventure, che dici, magari ci sta che il primo capitolo di Skylanders abbia una trama semplicina. Ci può stare, ma lì c'è ancora più roba, c'erano più personaggi, tanti personaggi erano trattati meglio rispetto a qua, perché lì tutti erano, avevano più o meno tutta la loro importanza, qui pochissimi personaggi vengono cagati di striscio, cioè veramente anche i personaggi che ci sono vengono considerati, non appare molto, cioè appaiono poco. Poi, anche perché effettivamente i livelli sono pochi, sono stati solamente 10 livelli, quindi sono stati veramente pochissimi. Poi dopo magari, insomma, però rispetto a quello, ripeto, Spyro Adventure ci può stare che fosse stato una storia semplice. Poi dopo la cosa si è evoluta pian piano con gli altri vari titoli di Skylanders, parte dal presupposto che i giocatori di Skylanders crescano col passare degli anni, naturalmente. E poi dopo ovviamente si considera le generazioni, perché vengono chiamate prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta generazione, ovviamente queste cose. Ma io dico, ritornare a regredire la storia, una trama, ok che è un gioco per bambini, ma regredire la trama ad una cosa che neanche Spyro Adventure, che il confronto della trama di Spyro Adventure era molto più carina, regredire a questi livelli veramente rende il gioco vuoto, a mio parere, perché questo Skylanders è un gioco che è bilanciato sia dal punto di vista della storia sia dal punto di vista del gameplay, perché ha sempre avuto delle storie carine da seguire e anche un gameplay piacevole, sempre se non gioca la modalità incubo. Questo gioco è piacevole il gameplay, ma se la storia fa cagare, e io automaticamente, io che sono una persona che, ok, non pretendo chissà quali storie da gioco come Skylanders, ma che pretendo almeno una trama carina, se mi mettete una trama di merda, io automaticamente il gioco lo vivo male, lo gioco che non ho tanta voglia di giocarci, perché per l'appunto, che cosa cazzo gioco se poi la trama sembra la puntata di Skylanders Academy, senza togliere nulla a questa serie, che anzi la serie di Skylanders Academy c'ha più roba a livello di trama che questo gioco. Comunque, insomma, quindi è questa la cosa che non mi piace di questo Skylanders. Mi piace il fatto della mia pipia, mi piace il fatto dell'Imaginator, la cosa più bella di questo gioco, i regni elementali mi piacciono assai, il fatto di poter, poi dopo, ritornando agli Imaginator, si potersi creare il personaggio di lo Skylanders dei tuoi sogni. Tutte queste cose mi piacciono da matti, anche i livelli sono fatti benissimo. Perché veramente io non è che ho criticato il fatto che i livelli siano fatti di merda, come potevano essere in Spyro the Dragonfly, in cui lì avevo già raccontato la storia. Tutta una merda dall'inizio, da qualsiasi punto di vista, perché avevano costretto i produttori a fare il gioco entro un certo anno, il 2002. Qui più o meno è successa la stessa roba, perché con la foga di voler, secondo me, fare, cioè questo è quello che penso io, intanto qui faccio scorrere le immagini, la foga secondo me che hanno avuto nel per forza fare un titolo di Skylanders ogni anno, secondo me questo aveva penalizzato, anzi ha penalizzato, è sicuro al 90%, ha penalizzato l'ideazione di una trama perlomeno decente, e invece di ridursi ad un gameplay che dura sì e no 10 livelli, che sono pochissimi da questo punto di vista. Questo è il gioco di Skylanders con meno livelli in assoluto principali, perché ok, quello più livello in assoluto è il primo, Spyro Adventure, che per appunto ha 22 capitoli e un capitolo corrisponde al livello. Poi dopo, se scesi un pochino in Giant, che sono passate a 16, no, anzi, a, sì, 16, poi dopo erano passati a 14 in Swapforce, però lì aveva il vantaggio di essere molto lunghi. E poi dopo c'è stato in Drop Team, si sono rialzati di numero, a 18 capitoli, addirittura quindi lunghissimo, Drop Team forse
Anticipato poi Trap Team, anche lì è un titolo uno dei migliori di Skylanders secondo me, perché per appunto oltre per il fatto del numero dei livelli c'è un botto di roba e lo continuerò sempre a sostenere, infatti a vedere il gameplay se non l'avete visto. Poi dopo su in Supercharger, anche lì c'è stata la divisione in capitoli, però i capitoli a loro volta erano, rientravano in macro sezioni come le ho chiamate quando abbiamo fatto il gameplay, quindi in generale i livelli principali erano 10-13. Ora non mi ricordo quanti erano effettivamente, ma cazzo, 10! 10 livelli principali, non sono nessuno se nessun livello si è mai ridotto, nessun gioco si è mai ridotto solo a 10 livelli principali. In un gioco in cui neanche secondo me è programmato di fare più livelli di 10. Cioè, hanno iniziato, questo c'è un motivo, io considero questo gioco. Intanto qui parliamo col cervello che. Allora, il cervello vi dà le missioncine. Le mini missioni tipo quelle che abbiamo fatto per prendere gli ingredienti. Questo posto è ancora pieno dei succitati furfanti. Ogni Io volta ti sono dà una l'unico cosa diversa. cervellofarlante in grado di dirti dove sono. Ovviamente non ci dice di cosa consistono le Pronto sfide. per un altro incarico? Beh, allora accomodati da questa parte. E vi dirò, sinceramente non c'ho voglia di fare altre Avrai missioncine la mini. forza di sconfiggere i furfanti che minacciano questa particolare regione? Sì? Beh, allora Vi dimostralo. dirò, non c'ho voglia di fare le altre missioncine di questo, tra virgolette, sfida eroica che ci propone il cervello a fine gioco. Veramente non c'ho voglia. Cioè, ma c'è un motivo se io comunque questo gioco lo considero lo Spyro Enter the Dragon Freddy's Skylanders? Perché per l'appunto, qui, ma poi dopo qui forse è peggio, perché un conto è Spyro Enter the Dragon Freddy's, che lì sono stati costretti a rendere una merdina. Un conto è questo gioco che secondo me sono partiti col presupposto di farlo così. Per fare in modo e maniera che uscisse l'anno dopo il quinto capitolo che è Supercharger, cioè per mantenere l'andamento di un gioco ogni anno, un gioco all'anno. Cioè, secondo me è peggio quindi, secondo me, perché un conto è partire con dei progettoni e poi venire costretti a tagliare tutto perché per l'appunto non fai in tempo a finire entro la data per cui vogliono i clienti, quelli che vendono il gioco. Per appunto voglio il gioco pronto entro quella data lì. Un conto è partire con il voler fare il gioco che in confronto agli altri cioè come si può dire, c'ha poco. Un conto è partire, cioè tra le due l'idea secondo me che produce di meno è la seconda, perché cioè no, allora no, devi dire tra le due, cioè tra i due ideali appunto di quelli di un progettone, l'idea di fare un progettino, quello che guadagna di più secondo me è il primo. Poi dopo se sono stati tagliati i lavori mi dispiace tantissimo, infatti continuerò sempre a dire che Spyro the Dragonfly, io ogni volta che lo gioco ho una pietà allucinante, mi fa pena e mi dispiace assai perché per appunto si sono assolutamente, potevano giocarsi una bella carta con quel gioco e con la furia del volerlo pubblicare nel 2002, si sono sprecata. Stessa cosa anche qui, ma qui se la sono buttata, qui si sono sprecati la carta già dal principio perché se veramente sono voluti partire con il presupposto di fare il gioco così, senza altri livelli in più, ma proprio erano partiti così per dire: oh ragazzi, non facciamo in tempo a fare un gioco con chissà quanti livelli. Facciamo che ha solo 10 livelli, così fai in tempo ad uscire per il prossimo autunno. No, 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 cazzo, chi se ne frega, chi se ne frega se non fai in tempo. Questo gioco avrebbero dovuto iniziare a lavorarci sopra. Ora, non so quando hanno iniziato a lavorarci sopra su questo gioco. Penso che abbiano, che ne so, impiegato per questo 2 anni. Non ne ho idea assolutamente. Comunque, Skylanders Gap Team, per farvi capire, avevano iniziato a farlo. Avevano iniziato a far sfornare, tra virgolette, il gioco. Già a partire da, penso, il 2012. Perché ho letto che hanno impiegato 2 anni a farlo. Quindi sono uscito nel 2014. Sì, hanno iniziato nel 2012. E poi da lì è uscito un capitolone. Se poi magari durante il 2014 avevano già intenzione di iniziare il ritorno epico delle trilogie dei classici della PlayStation, quindi Crash Bandicoot e Spyro, secondo me li avrebbero dovuto giocarsi meglio i tempi, perché secondo me se veramente, allora, se hanno iniziato a lavorare questo gioco già nel 2014,
ed è uscito così, che per appunto io quando lo gioco mi sembra vuoto, scarrendosi immaginetto, si intendo. Allora lì, io ripeto, avrebbero dovuto comunque giocarsi meglio di te, però io non mi intendo assolutamente di queste cose, non me ne intendo assolutamente. Comunque, secondo me doveva essere un po' meno ambizioso, un pochino, ma giusto un pochino, perché anche perché dobbiamo aggiungere un altro lato negativo di questo gioco per completarlo al 100%. Avete presente alcuni elementi qui che vediamo nel... tipo che ne so, nell'aspetto, no, non nell'aspetto, andiamo a vedere tipo le armi. Che vedete che qui ci sono alcune, ecco, i pacchetti livelli. I pacchetti livelli probabilmente, ecco, i pacchetti livelli fanno parte del, penso ad aver capito che fanno parte dei livelli extra. Ma però, a parte questo, ragazzi, per sbloccare tutte le parti del, degli Imaginator, hanno proposto la folle idea in questo gioco di spendere soldi veri. E anche a prezzi magari a volte leggermente altini, tipo che ne so, il fucile di diamante costa 50 Sto sparando assolutamente. Ma era per dire, in un gioco così, spendere soldi? Mica siamo su Fortnite! Questa è una bella facciatina pesante, secondo me. Quindi insomma era per dire, qui secondo me sono stati leggermente troppo ambiziosi. Poi dopo probabilmente, io ripeto, io non mi intendo di queste cose, ma avrebbero dovuto giocarsi, avrebbero dovuto giocarsela meglio, ripeto, avrebbero dovuto organizzare meglio i tempi, anche perché ricordiamoci che nell'anno in cui è uscito questo gioco, a contempo è uscita la prima serie di Skylanders Academy su Netflix, quindi magari ci può stare che uno studio stava lavorando a quella serie lì e un altro stava lavorando a questo gioco, però da quel punto di vista avrebbero dovuto... Cioè, ripeto, l'unica cosa che posso dire è che questo gioco è uscito, per me è uscito male. Per me questo gioco è uscito male perché per l'appunto non lo hanno disegnato bene. Ecco, non lo hanno disegnato bene perché qui, anche qua, io come esperto di Dragonfly, qui vedo un potenziale gigantesco. Lo vedo tantissimo e se si fossero giocati bene il fatto di fare magari più livelli o magari comunque fare una storia un pochino più carina, di non regredire a una storia che manco quella di Spirit Adventure, che veramente che già Spirit Adventure la trama non mi piaceva questa cosa perché mi sembrava troppo semplice, ma qui quando ho giocato questo gioco l'ho rimpianta la trama di Spirit Adventure, ho detto ma io che mi lamentavo di Spirit Adventure, qui siamo a, è peggio assolutamente. Io ripeto, io non sono un'esperta in, che ne so, regie, non sono esperta in teatro, non sono esperta in videogiochi, in programmazione, cioè non sono esperta in programmazioni, in fatti aziendali, non sono esperta assolutamente in niente. Io parlo da persona che si è messa a... che si mette a giocare a un videogioco, che si è giocato a tutti i giochi precedenti della, della saga e in quell'ultimo capitolo vede letteralmente, vede una regressione, vede non so come altro descriverla, vede, io sono una giocatrice che è cresciuta con Skylanders, ho tutti i giochi, una marea di Skylanders, e quando ho aperto questo gioco e l'ho giocato, ho sentito letteralmente tutto il titolo, ho sentito tipo la saga di Skylanders regredire. Non so come altro definire, non tanto per il fatto che l'ultimo livello richiamasse la trama di Chaos del primo gioco, anzi lì magari ci poteva stare, mi era piaciuta, perché per appunto bel ritorno al passato, ma regredire in tutto, nel senso abbassare i livelli di trama, quando il capitolo prima era a livello di un film d'animazione. Cioè, ragazzi, non so se vi sto spiegando, datevi a vedere i filmati, anche se non avete mai di... Cioè, andatevi a vedere anche solo i filmati di gioco dello scorso... Perché lì, appunto, tu sprechi un sacco di potenziale, nel non organizzare bene le cose, perché si vede che questo gioco che graficamente è fatto da Dio, avete visto che filmate, avete visto tutto è fatto benissimo in questo gioco, tu non mi puoi sprecare la cosa a fare un giochino con una grafica da film d'animazione, tu non me la puoi sprecare così. Quindi io poi sto parlando alla giocatrice che quindi, ripeto, per l'ultimissima volta, una giocatrice che a cui ha fatto schifo questo gioco, perché per l'appunto tu vedi tutto fatto da Dio e poi dopo da giocare è meh. Cioè tu finisci il gioco e rimani così.
Cioè, immaginatevi, cioè immaginate, cioè, cioè io non capivo, no, però faccio, immaginatevi giocare a prendere un gioco. Il primo ci può stare che magari il secondo capitolo sia meno bello del secondo, ma poi ci sono dei casi in cui il 2 è meglio dell'1, ma vabbè, lì sono un altro discorso. Poi dopo magari vedi e dici, vabbè dai, col 3 migliora, perché di solito un classicone è il 2 fa schifo, il 3 sarà due volte meglio dell'1, e poi dopo lì no, peggiora ancora di più. Anzi, migliora, e poi dopo le varie grida al 4, che vabbè, lì rimaniamo sul normale, i livelli del 3, magari un po' di meno perché ci sta una saletta discesa di continuo, e poi dopo arrivi al 5, che è ancora meglio del 3, e poi arrivi al 6, in cui vedi, e poi dove finisci il 6 che rimani così, sì, non è stato chissà cosa, carino. Torno a giocare con i vecchi. Non so se avete capito il mio ragionamento psicologico. Perché io proprio parlo da quello che sento io quando gioco questo gioco. E ancora una volta, ripeto, come mi è successo in Spyro 4, provo un grande dispiacere. Provo un grande dispiacere per questo gioco, ma profondissimo, ma proprio lo sento, perché io sono fan della saga di Skylander, che giocare a questo gioco qui provo un grande dispiacere. Perché per appunto si sono... È vuoto, non c'è tanta roba, ma allo stesso tempo non c'è nulla. Basta. Mi sono penso di essermi già spiegata abbastanza. La critica finale è durata fin troppo. Quindi ragazzi, per oggi è che si possono concludere qui. Ho dato un attimo un'occhiata alla batteria del tablet e... non faccio in tempo a registrare gli episodi sui tempi, sui geni dei sensei che posso fare, perlomeno se ho voglia li registro questa sera, perché io ho intenzione oggi, mercoledì, ho intenzione di finire questa serie. Io avevo intenzione di finire, di registrare gli ultimi 4 episodi oggi. Siccome adesso c'è la batteria al 56%, quasi quasi magari metto in carica il tablet, poi dopo registro gli ultimi 2 episodi, poi dopo ci saranno i rumori di fondo, vi avvertirò se ci sono. Ma vabbè, io oggi avevo intenzione di finire il gioco, quindi adesso ho finito per fare il monologo, la critica finale a questo gioco, quando vabbè ci sono altri 2 episodi ancora da fare. E vista la batteria, direi quasi quasi, però io voglio ancora completare il gioco oggi. Ho detto, ma sì, dai, allora metto qua al massimo. Se nei prossimi 2 episodi vedrete che la data di registrazione è la stessa, sappiate che è perché alla fine ho deciso di registrarli la sera. Nel caso in cui invece vediate un'altra data, è perché ho deciso di registrarli il giorno dopo. Ma è molto probabile che non riesca a trattenermi, perché io questa serie la voglio finire, perché appunto... nonostante questo gioco non mi piaccia, è proprio per questo che voglio... È triste dirlo, ma voglio finirla più presto. Perché voglio andare avanti con le altre serie, voglio liberarmi il prima possibile di questa serie. Mi dispiace dirla così, ragazzi, ma veramente questo gioco io non riesco proprio a mandarlo giù. In tutte le altre serie mi sono divertita tantissimo, parlo di Skylander, ma in questa proprio non riesco a... Non riesco a divertirmi al massimo, non ce la faccio. Io ci provo a divertirmi al massimo, ma non ce la faccio. Ed è per questo che io voglio fare quelle ultime cose, che tra l'altro immagino, io ricordo di non aver impiegato troppo a farli i geni dei sensei quando li ho fatti per la prima volta, quindi non impiegheremo neanche tanto a farli, magari, che ne so, perché ho solo un episodio. Ad ogni modo è triste dirlo, ma comunque avevo intenzione di farle, anche perché comunque sono dei livelli carini da fare, ma io dico dal profondo del cuore, sento che ho intenzione di finire tutto oggi, perché non voglio stare troppo tempo su questa serie, non voglio veramente starci troppo tempo, perché alla fine su Skyrim ci siamo stati tanto, ma tanto, e forse che è per questo che non voglio starci troppo su quest'ultima... su quest'ultimo gameplay su Skylander, perché ci abbiamo passato
tantissimo, ci abbiamo passato 4 anni sulla saga di Skylander ed effettivamente sento un po', comincio a sentire un pochino la barba quasi quasi nel registrare, nonostante però quando gioco a Skylander mi diverto. Peccato che per l'appunto, ripeto, per l'ultimissimissimissima volta questo gioco, proprio quello di immaginetto da giocare, mi faccio veramente pena e quindi mi risulta ancora più noioso, proprio mi dà noia a registrarlo, anche se cerco di essere il più solare possibile come al solito, ma in questo gioco mi risulta veramente difficile. Avete sentito, penso che il mio commento negli episodi che non è stato chissà cosa, ok, che di solito trovo sempre qualcosa da dire, qui ho trovato veramente poche cose da dire, quelle solite battute stupide, avete presente? Ecco, non lo so, ho sentito vuoto anche il mio commento in questa serie. Comunque ci restano ancora 2 episodi da registrare, ripeto, se vedrete sotto la descrizione dei prossimi 2 episodi la stessa data di registrazione di questi 2 video, sappiate perché per l'appunto ho deciso alla fine di registrarli la sera, nel caso in cui vedete l'altra data è perché ho deciso di registrarli il giorno dopo. Intanto ragazzi, se vi sono piaciuti, spero che sia piaciuto almeno a voi questo ultimo scontro finale epico, tra mille virgolette. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video e noi ci vediamo alla prossima!